Non solo manutenzione e pulizia delle aree verdi, ma anche la rimozione dei rifiuti venuti alla luce dopo il taglio dell'erba nelle strade e nelle aree del centro storico cittadino, ma anche in quelle periferiche. Sono i lavori che, avviati nel mese di giugno, vedono all'opera due diverse aziende per rendere Sala Consilina una città più decorosa e pulita. I risultati si vedono nelle diverse aree cittadine, con grande soddisfazione dell'assessore all'ambiente Vincenzo Garofalo, che ai nostri microfoni fa il punto della situazione. In questi giorni si stanno ultimando i lavori di pulizia dell'area sovrastante il parcheggio della, diciamo così, Quattro Torri. È un lavoro che avevamo già fatto parzialmente 2 mesi fa, adesso l'abbiamo rifatto, è stato pulito così come è stato fatto quello sotto il Palazzo Quattro Torri, prospiciente l'entrata da via Pozzillo. Si tratta di normale, insomma, manutenzione delle aree verdi, che però, insomma, le stiamo facendo in maniera costante e continuativa, in modo tale da mantenere alto il decoro e la pulizia del nostro paese. Una cooperativa che si occupa anche dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti per tutto il centro storico è una società esterna che si è occupato di tutte le strade periferiche, sia delle strade comunali che delle strade non comunali. Diciamo che questa opera è iniziata dal mese di giugno e abbiamo interessato prima chiaramente le aree e le strade per consentire la pulizia e il transito normale e quando è sicuro delle automobili e quant'altro, e poi ci siamo occupati delle aree verdi, iniziando prima da quelle che avevano oggettivamente delle situazioni di maggiore, insomma, criticità. Colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore tutti quanti quelli che hanno lavorato con abdicazione e con senso civico affinché il nostro paese sia tenuto quanto più pulito possibile. È in qualche modo un qualche rimprovero a chi, pur pagando la TARI, pur pagando la TASI, e prende i sacchetti e li va a buttare nelle aree verdi, costituendo un danno e per l'ambiente e anche per le casse comunali, che sono costrette a bonificarle.